Siamo di fronte al murale di Kate Haring, giovane artista newyorkese che è venuto a Pisa per iniziativa dell'allora assessore alla cultura per cercare di definire attraverso questo affresco tutta una serie di messaggi relativi alla difesa dei diritti e alla valorizzazione delle differenze. Infatti Kate Haring, omosessuale, è morto un anno dopo aver fatto questo murale. E partendo dalle differenze di genere, cercando anche di sottolineare anche la parità di genere, che noi vogliamo andare a parlare con Alessandra Rossi, una dei tre presidenti dei comitati territoriali della Toscana, per cercare insieme a lei di sottolineare questo aspetto. E quindi andiamo da Alessandra e gli chiediamo: Alessandra, te sei diventata presidente della UISP di Pisa, qual è stato il tuo percorso? Buongiorno a tutti. Io parto dall'associazionismo di base, prima come semplice genitore accompagnatore di figli atleta, poi dando una mano all'interno dell'associazione, poi diventata consigliere e successivamente presidente. Mai e poi mai avrei pensato di arrivare a ricoprire la carica di presidente del comitato territoriale UISP di Pisa. Mi sono messa a disposizione e il 12 dicembre sono diventata presidente. Senti, ma questo impegno della UISP verso la valorizzazione delle donne, attraverso quindi la possibilità di dare anche responsabilità in cariche apicali alle donne, nel mondo sportivo è così oppure no? Allora, se ci guardiamo intorno e partendo proprio da chi frequenta, l'utente che frequenta l'attività di base, ma anche gli istruttori, gli operatori, troviamo un gran numero di donne. Le donne sono le più tenaci, sono quelle che partecipano ai corsi, gli uomini sono sempre quelli che mollano un pochino prima. Però salendo di grado vediamo che il mondo sportivo è ancora molto carente di presenza femminile, una presenza femminile che all'interno dell'UISP sta cambiando anche con il nuovo statuto di associazione di promozione sociale, dove c'è stato proprio la volontà di dare sempre più spazio alle donne anche dei ruoli apicali. Bene, ma quindi non è solo all'interno dello sport che deve cambiare l'atteggiamento verso le donne, ma più generale. È una cosa, sì, le donne devono essere inserite sempre di più all'interno del mondo che ci circonda, che siano parti istituzionali, il mondo sportivo, il mondo che può portare una visione anche di soluzioni alternative, di risoluzione dei problemi, di visione della risoluzione del problema vista dal punto di vista delle donne, che a volte sono estremamente più pratiche nell'arrivare a questo risultato. Bene, ecco, quindi noi possiamo dire che allora la UISP, non solo nel settore sportivo ma anche nel campo più generale, cerca di diffondere la parità di genere, manifesta per la legge Zan, a favore della legge Zan contro l'omofobia, e quindi l'UISP, come non solo ente di promozione sportiva ma come associazione di promozione sociale, si sta impegnando in questo settore. Lei è d'accordo? Stiamo attraversando anche un periodo nel quale si sono verificate situazioni come per esempio l'allontanamento di Malika dalla sua famiglia solo per aver fatto coming out e aver denunciato la sua omosessualità. Sì, i segnali purtroppo devono essere a supporto anche tutte le difficoltà che le donne incontrano nell'attività giornaliera. Bene, allora possiamo dire che l'impegno della UISP sarà sempre impegnato sulla parità di genere e sulla difesa dei diritti. Ringraziamo Alessandra, è la dimostrazione che la UISP è in prima linea su questi temi e sempre lo sarà.
Il tutto è iniziato praticamente guardando i nostri figli che giocavano e unendoci, parlandoci così con diverse mamme che tra l'altro la maggior parte non avevano mai fatto sport, non sapevano neanche che cos'era il pallone, e abbiamo praticamente dato inizio a questa fantastica avventura. La cosa bellissima è che noi non siamo solo le mamme che facciamo mamme e moglie, e sappiamo indossare sia le scarpette che le scarpe con il tacco per dare praticamente dei calci a questo fantastico pallone, che veramente ci ha permesso di creare una magnifica attività. E praticamente la cosa più reale è che mentre noi giochiamo in questo campetto, i mariti in quello spalco che vedete insieme ai figli tifano per noi, proprio ci gridano, ci danno proprio quella grinda di mettere in campo, e questo grazie tutto anche alla WISP. Però voglio citare due nomi, che è nato grazie ad Achille Locascio con la sua società Azzurra Calascibetta e a Maurizio Restivo con Elena Calcio. Io sono nata con la WISP come calciatrice, diciamo semplice, e mi sono trovata fortunatamente crescendo e diventando mamma a poter continuare grazie a questa esperienza. E comunque speriamo subito di ritornare in campo dopo che passerà questo virus. Vi aspettiamo. E un abbraccio a tutti e grazie sempre.